serata particolarmente movimentata, da non giocare a entrare, essere protagonista, così sta una bella serata, poi il rigore alla fine è sempre bello per un portiere parato. Più difficile la deviazione su Buonaventura così a freddo dopo pochi minuti o il rigore comunque al 90esimo dove devi scegliere una parte all'altra e è il rigore, beh, diciamo che con la parata all'inizio ho rotto un po' il ghiaccio, non è mai facile entrare così a freddo in una partita per un portiere. Beh, il rigore è stato un intervento, poi non so bene come l'abbia preso, però l'importante è che la palla sia uscita, perché comunque sarebbe stata una sconfitta che onestamente ci avrebbe penalizzato oltremodo, visto una prestazione abbastanza equilibrata da tutte e due le parti. In un'occasione del genere, più bravo il portiere a pararlo o l'attaccante a sbagliarlo, più brocco, diciamo così? Ah, beh, non lo so, se datemi qualche merito a me, date qualche merito a me averlo parato, anche perché erano tanti anni che non lo paravo. Poi l'avevo parato qua col Brescia, quindi, però non voglio ripetere perché magari sono già ho preso qualche insulto di troppo, quindi in derby di Serie B, quindi no, beh, però l'ultimo l'avevo parato qualche anno fa in Serie A, di conseguenza mancava. E quindi è stata una bella soddisfazione. Come l'hai visto? C'era rigore sulla Diana? Secondo me è molto generoso, perché comunque sono strattonati entrambi, poi per dare un rigore del genere, cioè un rigore che potrebbe comunque sancire una vittoria, cioè una decisione molto importante, e ci penserei più di una volta, perché comunque mi sembra, anche rivedendo l'immagine, mi sembra molto generoso. Diciamo che è un periodo che ci gira male con le decisioni arbitrali, però prendiamone atto. Castellazzi comunque che ha dimostrato nel caso in cui c'è bisogno con la Juve, c'è. No, io ci sono, poi onestamente non so l'entità dell'infortunio di Giulio, quindi di conseguenza non posso sapere se giocherò o meno. Però è bello essere protagonisti, se capiterà di giocare sarò ben contento e cercherò di fare il massimo. Grazie.